And so, ladies and gentlemen, introducing Running Blue and Cap, Pallottina Blu, Spain, Spagna. Con il numero uno, number one, Unai Aguirre. Con il numero due, number two, Alberto Munariz. Con il numero tre, number three, Alvaro Granados. Con il numero quattro, number four, Fran Waller. Con il numero 5, number 5, Miguel Del Toro. Con il numero 6, number 6, Marc Laroute. Con il numero 7, number 7, Martin Tower. Con il numero 8, number 8, Sergio Kubanash. Amici appassionati della pallanuoto, ben trovati con le immagini in diretta da Alghero, la piscina Pia che ospita il quadrangolare Sardinia Cup, giunta alla quarta edizione. Ben trovati da Ettore Miraglia e Francesco Postiglione, pronti a raccontarvi con integrazione tra Waterpolo Channel e ovviamente anche Rai Sport per la partita dell'Italia che seguirà questa competizione, che quest'anno in particolare ha un significato davvero straordinario. Una contro l'altra ad aprire il quadrangolare, le due formazioni che si sono incontrate nella finale degli ultimi campionati europei, parliamo di Croazia e Spagna, quindi per gli appassionati della pallanuoto il massimo, il meglio della pallanuoto mondiale è ad Alghero ed è sui vostri teleschermi se non siete qui a vedere la partita, perché oltre a queste due squadre c'è l'Italia e c'è la Grecia che appunto giocheranno il secondo match di oggi a partire dalle 20:45. Ma Francesco, concentriamoci su questa che è una super partita, remake della finale dei campionati europei. Queste probabilmente, Francesco, insieme all'Italia sono le formazioni che hanno avuto più continuità ad alto livello. La Croazia negli ultimi due anni praticamente imbattibile, la Spagna dal 2018 peggior risultato, quarta posizione ai Giochi Olimpici del 2021. Sì, davvero un quadrangolare di uno spessore incredibile, davvero. Questi vanno fatti i complimenti al presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, Leo Russo, per aver messo davvero in piedi, davvero per il quarto anno consecutivo, girando un po' anche diverse località all'interno della splendida Sardegna, questa Sardinia Cup che sta diventando davvero un torneo importantissimo, soprattutto una vetrina importante per poi andare, ecco, a cimentarsi nelle Olimpiadi. Siamo di fronte quest'oggi a due squadre, come dicevi tu, di altissima qualità, di appunto tutte e quattro potrebbero essere davvero delle protagoniste, e solamente lo saranno all'edizione dei Giochi Olimpici. Ma dobbiamo un attimo fermarci per gli inni nazionali. Applausi per la formazione iberica, campioni d'Europa in carica, ora l'inno dei campioni del mondo in carica, la Croazia.
E allora adesso è davvero tutto pronto all'inizio del match, avete anche visto gli arbitri di questa sfida, cioè l'Olimpico Raffaele Colombo che insieme a Alessia Ferrari ci rappresenterà da questo punto di vista, da quello arbitrale ai prossimi giochi olimpici, e il greco Boutramis che è stato dato l'incarico di aprire questo torneo con questo giustissimo antipasto di una partita che stavamo presentando con Francesco che era dei vertici stellari della pallanuoto. Ricordo qualche risultato, partiamo con la Croazia, abbiamo detto che è campione del mondo in carica, è vice campione d'Europa in carica, sempre in finale all'ultimo mondiale, agli ultimi due campionati europei, è una delle grandi della pallanuoto mondiale, ovviamente ha vinto almeno una volta uno dei più importanti tornei, manifestazioni internazionali, olimpiadi, mondiali ed europei. All'ultima Olimpiade al quinto posto, i mondiali del 2022, quindi riguardiamo il quadriennio, anzi il triennio, questa volta olimpico. Quarto posto nel 2023, l'unico scivolone, nona posizione, l'ultimo mondiale, quello vinto, lo ricordiamo in finale contro l'Italia, solo ai tiri di rigore. Gli europei, abbiamo detto, ultimo europeo nel 2024, seconda posizione, quello precedente, casa, vinto, medaglia d'oro, e questo è un biglietto da visita, Francesco, davvero notevole. Davvero impressionante, soprattutto anche perché Ivica Tuzak, proprio per la rassegna cinque cerchi, ha iniziato a far rientrare qualche giocatore importante, un giocatore che può dare ulteriore qualità ad una squadra che non ha bisogno, ecco perché, no, come dicevi tu, campione del mondo in carica, e parlo soprattutto del mancino di Maro Jokovic, che va ad impreziosire quella catena di destra dalla mano sbagliata, diciamo così, dalla mano dal lato cattivo, insieme a Kostadin Kharkov, che purtroppo per noi la storia recente del mondiale di Doha ci ha messo davvero in grande difficoltà proprio da quel lato. È stata in serata di grazia della finale, che fino a 5 secondi ci vedeva avanti, e poi purtroppo ci ha messo sul secondo gradino del podio proprio sui rigori. Sì, indubbiamente sfortunata l'Italia, perché ne ha perse due ai rigori le ultime due finali disputate dall'Italia, tre degli ultimi quattro campionati del mondo hanno visto l'Italia in finale, la prima l'ha vinta nel 2019 contro la Spagna, e poi sono arrivate le sconfitte contro Spagna, appunto contro Croazia, ma solo ai tiri di rigore. Parliamo un pochino di questa Spagna, dicevamo ad altissimi livelli dal mondiali negli ultimi, dopo insomma, dopo i tutto giochi partì olimpici, dall'europeo in casa del 2018, da allora peggior risultato è il quarto posto olimpico, quindi parliamo di quattro finali mondiali, quattro podi comunque europei conquistati da questa formazione. Tanto arrivano anche le squadre che tra un po' saranno protagoniste del secondo match, in particolare arriva attesissima la formazione italiana. Si sono schierati in cerchio le due rappresentative, l'Olimpiade al quarto posto dunque per la Spagna, i mondiali 2022 primo posto, i mondiali 23 terzo posto, mondiali 24 terzo posto, europei 22 terzo posto, europei 21. È caduto il tabù e la Spagna ha vinto per la prima volta il campionato europeo. Era l'ultimo titolo, l'unico titolo che ancora mancava a questa fantastica formazione allenata da David Martin, ed è arrivato proprio pochi mesi fa. E ce lo ricordiamo perché questa sfida, perché questo è il remake, come ricordavi tu in fase di presentazione, ci fu quell'invenzione del giocatore forse più importante, rappresentativo, il faro, insieme all'eterno Felipe Perrone Rocha, e parlo ovviamente di Álvaro Granados Ortega, che si inventò questa entrata e questa beduina spalle alla porta. Sì, il tiratore di solito, sì, piazzato dall'altra posizione, si inventò lì, è il talento puro che scorga nel momento più importante del match e ha consentito così alla Spagna di vincere il campionato europeo. Granados l'anno prossimo sarà protagonista del nostro campionato. Arriva da capocannoniere di Champions, ha vinto più volte il titolo di capocannoniere alle grandi manifestazioni internazionali,
ed è un giocatore che seguiremo con la calottina del Recco. Intanto è tutto pronto, il sette bello ha preso posizione nella tribuna atleti alle spalle della nostra postazione di commento. Il pubblico piano piano sta arrivando per seguire questa partita. Ovviamente intanto Mimmo contestabile, lo speaker immancabile della manifestazione, dà il benvenuto proprio al sette bello. Si parte allora per questo match, palla al centro, la prima conquistata dalla Spagna con Famera. Guadagna un scatto al centro, Famera non è neanche il più giovane, ha 35 anni, ancora voglia di sprintare, poi va a prendere posizione in prima linea. Intanto si sono già delineate le coppie con il pressing, c'è cioè De Toro in posizione centrale. La Croazia allora retrocede a zona perché De Toro aveva presa posizione. Intanto scorrono i secondi, si va alla preparazione, cade la palla a Munarriz, attenzione perché manca poco, si andrà un tiro controllato da Biac, da tutta la difesa croata. Da segnalare Maro Jokovic subito in acqua. Allora guardiamo con grande attenzione, credo un po' tutto il mondo lo guardi con attenzione. Giocatore, come ricordava Francesco Postiglione, straordinario. Mancini, intanto un bel dribbling di Fatovic, non nuovo a questi movimenti. Potrebbe anche andare al tiro saggiamente, sceglie di impostare ancora l'azione, c'è ancora tempo. Poi Jokovic che si butta dentro, porta dentro la palla dei due metri, apre dall'altra parte per Biliak, poi ancora per Fatovic che può andare al tiro, i compagni chiudono. La palla qui deviata dalla selva di braccia spagnole, viene assegnata poi a Noia Aguirre che va a aprire il gioco. Situazione abbastanza sì, speculare, un po' di pressing e poi una zona molto stretta, molto dinamica, con anche molta altezza da parte delle due formazioni. Ora in fase di transizione, ora c'è la prima superiore, c'è l'espulsione di Pagliazza che finisce nel pozzetto, il feeding evidente sulle braccia su De Toro sui due metri. Quindi prima superiorità numerica di questa Sardinia Cup. Colombo si fa dare il pallone. Sì, problemi probabilmente al tempo che continua a scorrere, ora si è fermato, non è andato avanti, infatti ferma 19. Quindi qualche problema del cronometro. Giocatori fermi già piazzati, vedete intanto nel posizionamento classico del 4-2 offensivo, 4 in prima linea, 2 più indietro ai 5-6 metri. Una difesa che si schiera ovviamente con un uomo in meno, 3 nella prima linea che saltano nel schieramento sui 4 attaccanti che sono più vicini alla porta, 2 esterni, questo in soldoni, poi ovviamente è tutto ben diverso da applicare. Intanto prima che appunto riprenda il gioco, guardando lo schieramento, appunto il 4-2, 4 giocatori in prima linea, si vede subito come la nuova, diciamo, un nuovo regolamento che consente l'entrata nei due metri senza il pallone, sì. Cioè praticamente la rumbe che faccia appoggiata ben, alla torsia, esatto. Sì. Perché da lì soprattutto un destro prepara molto, tiene il pallone per i movimenti o voi dei palisti, sì, o magari dalla parte opposta, ecco, per le rotazioni dall'altra parte, guarda quanto è dentro, diciamo, i vecchi due metri. Tutto pronto, 20 secondi. Esatto, ecco, il problema era che non si era fermato il cronometro totale, non tanto i 20 secondi, infatti era arrivato a 6.30, invece 6.45. Si riparte da 6.45, 20 secondi di superiorità numerica per la squadra iberica. Con Granados che prepara con Perrone. Mera sul palo, si muove con De Toro. Ancora dialogo adesso sulla mano buona. Attaccato e fermato con la palla, allora si va in posizione 2, ancora in posizione 1, che prepara per Perrone, che va al tiro. Biac molto ben piazzato, risponde presente, attenzione perché Granados può ancora trovare uno spiraglio, lo fa molto bene, si fa attaccare, poi con la coda dell'occhio vede Famera sul palo, libero per il gol che possiamo scrivere a superiorità numerica. Sì, perché l'uomo era rientrato ma non si era ancora raggiunta la parità numerica in acqua. Direi che comunque nella prima occasione la Croazia ha difeso molto bene, è riuscita ad andare a chiudere bene gli spazi, poi nel momento in cui si è un po' allargata non è maglia il passaggio di Granados in verticale con Famera che assorbe, riesce a deviare e a realizzare il primo gol, quindi in superiorità numerica del match. Cambio per Martin di Centroboa, ha messo Paul, è uscito De Toro. Intanto
marcatura davanti di un Errizza al centro che vedete davanti al centroboa avversario, ossia Verlic. Allora i croati fanno girare la palla dall'altra parte, doppio mancino, Karkov e Jokovic. Allora palla per la conclusione al volo, su cui è molto attento e presente Aguirre. Aveva tirato Zuvela, buona parata di Aguirre, lotta anche tra due dai migliori portieri del mondo, il loro rendimento fondamentale proprio per le grandi vittorie di queste formazioni. Granados fermato, allora assegna la palla a Munariz, dentro al centro dove c'è un'altra ottima parata di Biac, che l'ha liberato Taul, il 27enne centroboa. Palla sul perimetro, la gioca Munariz, c'è pressing da parte della Croazia adesso, viene fuori Perrone in posizione 2, sta cercando di riaprire il gioco, lo fa su Granados, pressing della Croazia che poi diventa zona M nel finale. Perrone lo capisce, si butta dentro, aveva rubato lo spazio, però poi si va alla conclusione da fuori con Munariz. Biace non la deve neanche toccare questa palla che è esterna, nulla di fatto, 1-0 sempre per la Spagna. Palla alla Croazia con Zuvela, poi palla lunghissima per Jokovic, ce la fa a prenderla prima che si fermi sulla corsia, ha rischiato. Allora si ritorna col doppio mancino, Karkov a spazio, viene chiamato al tiro, lui si fa attaccare, scarica la palla dentro, guadagna la superiorità numerica, la prima anche per la formazione croata. Va fuori Munariz, Granados commette fallo, ferma il gioco, rischiando anche la doppia espulsione. Saltano, attaccano, Fatovic, ancora Jokovic che va a servire un bellissimo assist sprecato da Zuvela, però che tira sopra la traversa. Ancora una volta sempre messo nella posizione 1, ben all'interno dei due metri, con Maro Jokovic che confeziona questo splendido assist. Granados tanto. Se ne va, vedete come tiene la palla davanti, si è toccato il rigore, il difensore non ne interviene e lui può andare dopo una serie di finte a bucare Marco Biac. 0-2. Questo è un errore molto grave da parte del campione del mondo in carica, perché da una situazione in superiorità numerica si fanno sorprendere con la velocità di Álvaro Granados, che qui stiamo rivedendo nella parte finale, ma come si è andato a mettere davanti a Konstantin Karkov, è lì che è la giocata, poi l'assistenza dei compagni che lo servono perfettamente. Karkov non può toccare il giocatore spagnolo, diversamente sarebbe stato rigore. Infatti diciamo, alza le braccia, è meglio farlo tirare con un difensore addosso in un angolo col portiere davanti chiuso che fargli tirare un tiro di rigore. Sì, alza le mani Biac dicendo non posso farci nulla. 2-0 per la Spagna, vediamo adesso se c'è reazione croata. Intanto gli spagnoli approfittano del doppio vantaggio, si chiudono un po' a zona. Fatovic ora viene attaccato, si va dall'altra parte, la conclusione bassa di Rinu Buric, Aguirre fa ancora ottima guardia e dall'altra parte in transizione c'è uno strappo e quindi superiorità numerica, va fuori Loncher. Attenzione la Spagna che va a giocare il secondo in più, palla per Perrone, aspetta Famela che va a prendere posizione sul palo, adesso è completato il 4-2 offensivo, c'è anche Mayara. Uscito Granados, Perrone si inventa un altro assist esattamente in fotocopia del primo, passaggio verticale sul primo palo, sempre per Famera che va a segnare il 3-0, doppietta di Famera su superiorità numerica e costringe questo 3-0 al primo timeout Ivica Tuzak. Sì, perché è una Spagna, vedete come ancora su con questo splendido assist in verticale a trovare le maglie un po' larghe della prima linea, di solito gli allenatori non vogliono mai il gol dai pali, chiedono sempre grande pressione, anche a volte eccessiva, rischiando magari anche la superiorità numerica. Sì, sì. Però qui deve essere più compatta la prima linea croata, induce proprio il tecnico Ivica Tuzak a chiamare. Vediamo se si sente qualcosa. Perché l'unico modo per fermare. Niente, non abbiamo capito, speravamo di capire qualche parola data la vicinanza
degli allenatori, la nostra postazione. Nulla di fatto, comunque si riparte. Di fatto ha sprecato un time out, ha fatto sprecare un time out al suo avversario David Martin, con questa bella partenza della sua Spagna, che ha approfittato delle due superiorità numeriche proprie e della superiorità numerica degli altri oltretutto per fare gol. Sì. 3-0, che fa molto male. Siamo a 3:30 nel primo tempo di gioco, i ritmi non sono altissimi, non può essere diversamente. Ora siamo nella fase proprio in cui si è raggiunto il picco del carico, forse si inizia qualcosa a rallentare. Ora i giocatori sono molto non ancora, perché sotto pressione. Ricordiamocelo, le Olimpiadi si sviluppa come anche i mondiali europei su 2 settimane, quindi certo, attenzione. Fatovic sempre al centro del gioco, va a Kharkov alla sbracciata con un rimbalzo che supera Unai Aguirre, quasi impreparato, c'è stata una deviazione, un movimento dell'acqua, magari lo andremo a rivedere, ma che comunque ha messo fuori, doveva accorciare di più un giocatore che poi di esperienza ne ha davvero poca, ovvero Felipe Perrone. Guardate, vedete, non poteva arrivare sul centro perché era, guardava dalla posizione 4-5, sì, quindi in quel caso doveva stare più stretto, doveva accorciare prima per evitare questa conclusione. Si è rivisto anche con le immagini, perfetto quello che ci stavi spiegando. Intanto Perrone dall'altra parte, al centro c'è sempre Taul, lotta con Buric, la palla arriva, c'è la spinta proprio del centro di Taul che si spinge a due mani per liberarsi dall'ottima marcatura di Rino Buric. Fallo contro della Croazia che in un attimo potrebbe riportarsi sotto. Fatovic intanto da un cambio volante, entra Lončar che va a prendere posizione al centro, la prende quando ci sono 13 secondi per fargli arrivare un pallone e guadagnare una superiorità numerica. Palla per Kharkov, la perde anche perché c'ha il sole diretto negli occhi, però va ancora al tiro, è caldo Kharkov, quando è così lo sappiamo bene, è molto pericoloso. Doppietta di Kharkov, 2 gol consecutivi e ricuce la Croazia 2-3. Vedi quanto sono importanti poi anche i time out, che talvolta gli allenatori tengono ma rimane il momento finale, invece ecco questo time out dove Dusak è stato abbastanza, diciamo, deciso più che duro, ha dato la possibilità, ecco, di aggiustare qualcosa. E Kharkov con questa doppietta è riuscito appunto con 2 gol in parità, soprattutto numerica, a rimettere in piedi una partita che sembrava già segnata per la Spagna. Intanto invece è pronto a rientrare Lončar, sempre sfrutta il posizionamento in fase difensiva, centroboa non gli serve Luka Lončar, allora aspetta quando la Croazia recupera la palla, il cambio a metà campo. Eccola qua, la palla recuperata. Non si intendono i giocatori, intanto Granados chiede scusa a Zuvela per uno scontro fortuito. C'è stato il cambio velocissimo, Vukicevic è uscito, ha lasciato spazio a Lončar che adesso va a prendere posizione ai 2 metri, ora ce ne sono 15 di secondi per servire. Buric, Jokovic, Lončar ha guadagnato la superiorità numerica, guarda neanche il fischio dell'arbitro, il difensore spagnolo numero 8 Cabanas che se ne va nell'angolino, nel pozzetto delle espulsioni. Superiorità numerica per la Croazia, la numero 2, anche qua guardate i 2 metri come vengono affrontati. Intanto c'è la seconda superiorità numerica, va fuori la Rumbe, e adesso doppia superiorità che la Croazia gioca con un solo giocatore in più perché si era staccato Buric disinteressandosi dell'azione offensiva pensando già a quella difensiva. È andato a colpo sicuro Marinic Gracic nel 5 contro 4, perché un giocatore croato si era defilato. Io concordo nel giocare il 6 contro 4 con un giocatore in meno, maggiori spazi, era porta vuota, Marinic Gracic poteva anche non mirare all'angolino. Sì, traversa che ha fermato il suo tiro, l'altro tiro da parte di Valera che colpisce la traversa. È entrato Krajic che è uno dei migliori realizzatori della formazione croata, un trascinatore, un po' l'anima di questa formazione. Palla esterna e poi data dentro, e qua
Taul guadagna l'espulsione. Si è disinteressato del pallone. Qui Marco Zuvela è andato con due mani, meglio prendere espulsione. È immarcabile quando prende posizione Taul, l'abbiamo visto passare prima anche quanto è grosso. Granados, la sua elevazione resta alto, poi viene stoppato nel suo tiro dalla difesa croata. E allora si riparte con la palla all'esterno per Munarriz, come sempre ottimo nella conclusione, a rimbalzo nell'acqua, l'incrocio per mantenere il 100% di superiorità numerica, 3 su 3, e soprattutto la Spagna che si riporta a più 2, 4 a 2. Un po' come la prima situazione di superiorità numerica dalla Spagna, dove era riuscita la Croazia a reggere almeno la prima rotazione, dove, se non ho visto male, più che l'intervento di Marko Bihać, è stato il difensore centrale difensivo Rino Buric, coprire bene la diagonale, come spesso devono fare appunto i giocatori che giocano proprio specularmente davanti al portiere. Però la qualità eccelsa di Munarriz, un altro giocatore davvero incredibile. Kharkov con Jokovic, poi c'è Ivica che sta dando, Ivica Tuzza che sta dando indicazioni. Intanto bel movimento di Kharkov in entrata, oggi inarrestabile. Che bel movimento, tripletta di Kharkov, tre gol della Croazia, tutti di Kharkov, direi uno più bello dell'altro. Vedi come magari a volte la concorrenza, no, stimola, nel senso l'arrivo anche di Maro Jokovic non ne avesse bisogno, perché come detto purtroppo per noi giocò una gran finale mondiale. Guardate il suo movimento su una IBL e viene servito dalla posizione 1, che è bravo perché fa questa rotazione con la spalla destra, intanto si chiude il primo tempo. Quindi andando a prendersi ancora più spazio sul giocatore sul quale aveva fatto un bel verticale dalla posizione 2. E quindi tre gol di Konstantin Kharkov che tengono appunto in scia la formazione croata, che forse in superiorità numerica non sta facendo bene, almeno nelle due occasioni che ha avuto, mentre un percorso netto 3 su 3 alla Spagna finora. Konstantin Kharkov, 27enne, lui è russo, naturalizzato croato, lo ricordiamo anche nel Brescia, ha giocato una stagione 2022-2023 senza lasciare questa grande impressione, quella che poi abbiamo visto soprattutto con la sua nazionale. È campione del mondo e campione d'Europa 2022, è stato naturalizzato nel 2022, è stato capocannoniere degli europei del 2020 con 21 gol segnati. All'ultimo mondiale ha segnati un po' di meno, ma ottavo in classifica dei migliori marcatori, ma 12 assist anche per lui. Un giocatore che diventa di grande importanza per la formazione di Ivica Tuzak, mentre dall'altra parte Martin con i suoi ha iniziato molto bene, l'uomo in più funziona davvero molto bene, 100%, 3 su 3, con conclusioni più o meno simili a quelle di Famera, poi un Riz dal perimetro. Però c'è questa Croazia che ritmi abbastanza morbidi, abbiamo detto che la partita non ha dei ritmi così elevati e non potrebbe essere allo stesso modo diversamente. Vi ricordo che questa è la prima partita del quadrangolare che ci terrà compagnia nelle prossime tre serate, sempre alle 18.45 i match di Waterpolo Channel, che sono quelli che non riguardano l'Italia, poi alle 20.45 su Rai Sport c'è l'Italia, oggi con la Grecia, bellissimo match, attesissimo da tutta Alghero, e piano piano viene a riempire le tribune della piscina comunale, a due passi dal bellissimo mare. Tanto l'applauso che sentite per il sette bello. Ha accettato qualche fotografia di rito con i tifosi, intanto scatto dal centro, ancora velocissimo, fa anche invasione nella metà campo opposta a prendere il pallone, è sempre Famera e poi cede il pallone a Cabanas. Cabanas 26 anni, sono tre sulla destra, perdono il pallone però con Fatovic, che poi guarda l'arbitro del Colombo e poi gli dà anche l'espulsione
al suo vantaggio, perché Valera gli si è attaccato dopo il dribbling di Fatovic, che però poi un'apertura non tanto felice. Mamma mia, è riuscito a prendersi questo pallone. Tanto attenzione che la superiorità numerica c'è, viene sfruttata questa volta da Buric, ma qui Fatovic ha rischiato tanto perché ha dato un pallone leggermente impreciso dopo aver guadagnato la superiorità numerica per l'espulsione di Francisco Valera, e quindi stava per vanificare l'occasione della superiorità numerica. Poi il rientrato Kharkov a prendersi il pallone e servire, ha servito immediatamente Buric, che non in un attacco schierato perché era un 3 contro 2 è riuscito a realizzare il primo gol sulle tre occasioni avute nel fondamentale. Sì, una era doppia, sono 4 i falli gravi, infatti sì. Nel tabellone ricorderete statisticamente ne contiamo 3. Ne contiamo 3 assolutamente. 1 su 3, quello volevo dire. Intanto attenzione con De Toro che prende posizione al centro, un verticale velocissimo ad aprire un po' di spazio per fargli arrivare il pallone, però resta lì davanti Fatovic, molto attento il figlio d'arte, figlio di Elvis, ex bandiera dello Jug e allenatore anche poi dello Jug, dell'Australia e del Barceloneta. Palla dall'altra parte. Si aspettava un fallo forse qui David, sì. Martin dal fischietto italiano Colombo. Fallo che non è stato fischiato. Allora Bukic, che però non è preciso. Granados, e questo è un caso dei due metri perché volontariamente spinge la palla oltre la linea di fondo. E quindi giustamente l'arbitro greco assegna il 2 metri, tiro d'angolo alla formazione in calottina bianca con Maro Jokovic. Lo rivediamo, sì. Netto, la spinta, volontaria, è un intercetto comunque, era un pallone molto pericoloso. 20 secondi in nuovo possesso ovviamente per la squadra di Tuzak. Con Fatovic, ancora Bukic, ancora Fatovic, scarica il suo destro, va sotto l'incrocio con tocco anche di Aguirre, difficile fare gol da lì ad Aguirre. Palla conquistata adesso dagli spagnoli, la porta avanti Cabanas, aspetta Perrone che si allarga, intanto prendono posizione al centro, è De Toro, è un fallo che ferma l'azione, Blaima la finta credibilissima, poi ancora la palla fuori per Granados, viene cercato dai suoi compagni, ancora Bukic che ci mette la mano, Buric che ci mette la mano, diagonale coperta molto bene da questo giocatore 27enne dello Jug, ha vinto la LEM Cup, l'Euro Cup quest'anno, è molto cresciuto soprattutto, sì, al mondiale, giocato in, sì, fase difensiva in maniera egregia, ma è prezioso anche soprattutto come palista, tanti gol, ottimi sui movimenti. Arriva Kharkov, vediamo se è ancora caldo. La palla poi scaricata al compagno Ezuvela, tiro con deviazione credo di De Toro, che mette fuori causa il suo portiere Aguirre. Attenzione perché per la prima volta la Croazia adesso è in vantaggio, era sotto 3-0, era sotto 4-2, adesso comanda 5-4. Sì, se pensiamo dal 3-0 c'è un parziale di 5-1, quindi la Croazia quando ha sistemato soprattutto l'ottima difesa ha cambiato volto completamente. E mi veniva da dire, mentre tu dicevi così, senza fare quasi niente di particolare, cioè giocando in maniera, sì, molto tranquilla, ma del resto approfittando degli errori degli altri, non ha un grande gioco, questo si sa, ecco, anche nel, sì, diciamo, sì, tutte le squadre sanno che quando affrontano la Croazia non ci sono dei moduli, sai, difensivi, in maniera molto elementare, sì, però ha non, qualità non fa, dei propri non giocatori, fa molto, ma lo fa molto bene, sì, direi proprio di sì, che era uno dei segreti della pallanuoto, è un gioco semplice. Intanto la conclusione da fuori di Larumbe con deviazione e la parata di Biac, la manda sulla traversa, salva la sua formazione. Intanto Fatovic che guadagna un fallo e uno scontro tra due giocatori leggendari, Perrone e Fatovic e Jokovic, Jokovic, Fatovic. Sì. Jokovic poi scarica la palla, la dà a Kragic e restituisce la palla, Fatovic in posizione centrale, si prepara al tiro, poi va su Kharkov, sempre solo in faccia per Kharkov che va di palomba allo scadere,
tutto giusto, la mira leggermente sbagliata perché il portiere era battuto. Aveva lo spiraglio del sole a dargli fastidio, perché se riesce a prendere e assorbire al volo questo tiro può far male, sì, ancora di più, come non ha fatto, perché la parabola era ben indirizzata al palo interno. Intanto i movimenti della Spagna, che invece è una squadra che gioco lo vuole fare, lo propone sempre. Perrone ha fatto un movimento con Taul e si è fermato lì in posizione centrale. Palla recuperata dopo il primo tiro di Biel. Siamo con Munarriz sul perimetro. È venuto fuori la Rumbe a chiedere il pallone. È ancora Munarriz che viene fermato da Lonchar, perché tutti sanno delle sue capacità balistiche. In realtà è un alzo e tiro che poi gli viene permesso per il gol del pareggio. Lo segna proprio questo fantastico giocatore, Munarriz. Non è un caso che Ivica Tuzak stesse chiedendo best faula mentre dall'esterno a Lonchar non voleva far fare il pallo proprio non su fallo. Munarriz, che da quella posizione centrale ha nelle sue corde queste finalizzazioni e pareggia i conti 5-5. È una partita molto piacevole da vedere. Direi proprio di sì. Giocata, abbiamo detto, al ritmo non altissimo, ma bella palla. No, intanto palla persa. Perrone attentissimo a recuperare il pallone, lo strappa e lo consegna ai suoi compagni. Ora palla indietro a Unai Aguirre, che aspetta l'apertura. La Rumbe che si apre, viene servito in posizione 1. La Spagna velocissima qui ad aprire il contropiede. La Rumbe ha spazio, va dentro lui, va alla conclusione sul palo basso, quello proprio di competenza di Biac. Infatti ci resta un po' male. Attenzione, un 1-2 micidiale della Spagna, che era sotto di 1, adesso si porta in vantaggio di 1. La rete di La Rumbe, che chiede anche il cambio. Le ripartenze sono un piatto forte della squadra di David Martin. Ha diversi giocatori che possono partire, possono essere serviti e possono arrivare fino in fondo. Del resto il regolamento, che è cambiato da qualche anno a questa parte, che consente appunto di portare il vantaggio fino in fondo, e qualora ci fosse un fallo anche con il possesso del pallone si tramuterebbe un rigore, ha consentito appunto ai giocatori di affinare anche una tecnica ulteriore, no? Per andare, certo, a essere sempre più incisivi. Lo fa perfettamente la Rumbe. Marinic Krajic ha tanta voglia di tirare, Bukic, e poi dall'altra parte ancora Krajic, però il passaggio non è preciso. Abbiamo visto, ecco, qualche errore in palleggio. Intanto con palla lontana c'è un fallo di 2 metri, quindi infrazione di fuorigioco, e adesso sapete viene fischiato immediatamente, a prescindere da dove sia il pallone. Se un giocatore va nei 2 metri viene subito fischiata la sua infrazione. E quindi si riparte, siamo con Munarriz, porta avanti il pallone, De Toro prende posizione al centro, allora lo scarico è dall'altra parte. Poi Munarriz che chiamava la palla, invece c'è Famera che voleva andare assolutamente al tiro, tra l'altro tiro non facile per superare Biac. E adesso 3 gol di fila della Spagna, che si riporta avanti di 2-7-5. Ha segnato Famera, anche lui 3 gol come Kharkov in questo match. Mentre prima appunto abbiamo detto il parziale di 5-1, ora invece un parziale di 3-0 per la Spagna, che quando poi accelera e trova sempre molto bene la profondità, una prima linea ben messa sui 2 metri, chi viene a rimorchio allo spazio, anche Martin Famera che riesce ad arrivare bene sui 5 metri, tirare in diagonale, deve capitolare anche un ottimo portiere Marco Biac, che è salito di rendimento, se la Croazia è campione del mondo, molto merito è anche il suo. Sì, quando è ritornato ai suoi migliori livelli, la sua nazionale è diventata la nazionale dominante, è la nazionale dominante di quest'ultimo periodo, sicuramente la Croazia. Intanto guadagna la superiorità numerica, è la quarta schierata con la Spagna, che è dinamica adesso nella difesa, attacca e poi si sposta, attaccano sulla palla e saltano dall'altra parte con Buric che deve scaricare questo pallone per Bukic, e poi si ritorna a Kharkov. Fatovic, lo chiamo sempre Fatovic, ma è Jokovic. Intanto la conclusione da fuori di Krajic, nulla da fare, sempre un Aguirre molto attento. Soprattutto le posizioni 1 e 2, quindi lato destro della mano cattiva,
prendono appunto i raggi del sole, quindi sia Kharkov, entrambi i mancini, che sì. Djokovic hanno avuto difficoltà, vedevamo anche come... Li vedete proprio... adesso? Sì. Infatti il giro, ritorna la palla a Kharkov da Krajic, si chiude la difesa spagnola in zona, proprio da quelle posizioni. Kharkov con palla lontana, arbitro greco fisca un'espulsione, è uscito Biel, gioca la quinta superiorità alla Croazia, quella di prima è andata a vuoto. Djokovic, lo scarico su Krajic, poi Kharkov, hanno fatto una rotazione, proprio si sono aperti da quella parte, girano la palla. Il tocco di Verlich doveva servire l'altro palo, sarebbe stato un gol d'antologia, invece la palla è caduta nel vuoto più totale. 1-5. Sì, questo è un dato sicuramente sul quale Tuzak dovrà far qualcosa, intanto che bel movimento che fa, ancora in velocità. Blai Majarak. Majarak che prende il pallone, fa una bella torsione, prende la traversa, però vedete come in questo secondo tempo la Spagna abbia un po' cambiato il ritmo. Accelerato, sì, accelerato. Parte sempre e sta dando più dinamismo anche all'azione difensiva. Blai Majarak, mancino dall'ottimo talento, davvero. Altro mancino, Kharkov ora. La palla poi va in posizione centrale, Luka Bukic, ancora per Kharkov, il fallo. Potrebbe anche andare all'alzo e tiro, e così i compagni chiudono, Enai... Aguirre chiude basso, ma il rimbalzo è di Krajic, che guadagna un 20 secondi di nuovo possesso, preziosissimi per la sua formazione, perché potrà chiudere quasi il tempo con la palla in mano. Kharkov con la mano sulla fronte per proteggersi dal sole prima di ricevere il pallone. Capisce gli occhi tutti i due giocatori che sono lì. Intanto c'è l'espulsione di De Toro, che marcava Verlich, l'ha preso per il collo nettamente. Gli arbitri subito l'hanno visto, superiorità numerica numero 6 e la quarta in questo secondo tempo. Ancora all'attacco la Spagna, molto dinamica. Sì. Devono andare in controtempo, l'altra volta lo trovano. Sì, lo trovano molto bene con Buric, che ha il tempo anche di guardare il portiere e poi fulminarlo. 2-6 in superiorità numerica, ma soprattutto 6-7 quando manca un solo secondo alla fine del secondo tempo di gioco. Il gol di Buric. Quando hai queste situazioni, quando hai una difesa in inferiorità che va al salto, devi cercare il passaggio nel mentre il giocatore ti sta venendo addosso, quindi prendendo il tempo riesci ad essere davvero coincisivo. Intanto la stava combinando grossa Marco Biac, dopo tutti gli elogi che gli abbiamo fatto. Sì, d'altronde quello che vale per i giocatori di movimento vale per i portieri, fase di carico elevatissimo. Adesso 7-6 il punteggio, o meglio 6-7 visto che stiamo assistendo a Croazia-Spagna, 3-3 il parziale dell'ultimo tempo. Il vantaggio della Spagna deriva dal 4-3 con cui gli iberici hanno chiuso il primo periodo di gioco. Inversione adesso delle posizioni in acqua, il sole darà fastidio a Majarak e chi gioca nella posizione 1-2 a destra dello schieramento offensivo della squadra iberica, mentre Kharkov e Djokovic finalmente non avranno il sole negli occhi. E probabilmente adesso ce l'avrà Majarak, che è il mancino, l'unico che può schierare David Martin della Spagna. Spagna che ha chiuso la tournée americana, dove ha giocato diverse appunto partite di sparring contro la formazione americana, della quale appunto lo stesso Martin, nella chiacchierata che abbiamo fatto insieme a te Ettore, ci diceva di quanto questa formazione a stelle a strisce può essere davvero un outsider, un avversario molto insidioso. E non lo dimentichiamo che purtroppo è il proprio avversario con il quale il Sette Bell romperà il ghiaccio nell'edizione a 5 cerchi. 28 di luglio, ore 15, Italia-Stati Uniti, è il primo match del Sette Bello, che poi giocherà con la Croazia, che stiamo vedendo adesso, il 30 di luglio. Poi avrà il Montenegro, la Romania, chiuderà con la Grecia, con cui gioca tra poco. Ancora più interessante dunque questo scontro. L'ultima partita del girone dell'Italia è il 5 di agosto e poi dopo quella partita si sapranno gli incroci dei quarti di finale. La Spagna invece nell'altro girone inizierà con l'Australia sempre il 28 di luglio, poi giocherà con l'Ungheria, con la Serbia,
con il Giappone e chiuderà con la Francia, padrona di casa. È un calendario abbastanza faticoso, difficile, anche perché la Francia all'ultima partita probabilmente si giocherà tantissimo e la Spagna deve prepararsi, insomma, ad affrontare un girone di ferro come quello di ferro, quello dell'Italia. Queste Olimpiadi sono pazzesche. Sì, direi che, ecco, ma l'adrenalina ce l'abbiamo noi, che magari, sì, ecco, racconteremo. Hai ragione. Queste partite ce l'abbiamo già adesso. Ce l'abbiamo già adesso. Immaginiamo appunto i giocatori, e sanno benissimo che sarà un'Olimpiade molto equilibrata, molto incerta, dove davvero chi sarà più preparato, chi sbaglierà di meno, e solo dove i dettagli, come spesso dice anche Sandro Campagna, faranno davvero la differenza. I dettagli saranno fondamentali, saranno fondamentali, e questi dettagli si preparano anche adesso, anche in queste partite. Pronti allora al terzo tempo di gioco, abbiamo iniziato dunque la seconda metà di questa bellissima partita, Sardinia Cup 2024, la quarta edizione. Una competizione che è davvero un ghiottissimo antipasto per tutti gli appassionati di pallanuoto in vista dei giochi olimpici, che si avvicinano a grandi passi. Ancora una palla vinta dalla squadra spagnola. Gli iberici hanno vinto tre sprint. Ballarac, eccolo qua, con il sole che gli dà fastidio. Blai però continua a guardare avanti e cercava il suo centroboa, che però non aveva ancora preso posizione. Allora l'apertura per Munarriz, ancora Magliarac. Magliarac, la palla che cade dentro, arriva troppo tardi, aiuto di Loncher, quando Taul ha costretto al fallo grave, poi si va a una conclusione velocissima con deviazione secondo gli arbitri. L'espressione è di Buric ed è la quarta superiorità numerica per la Spagna. C'è stata un'accelerazione, un tiro con la deviazione di Biac. Abbiamo rivisto da qua, qualche dubbio restava. È vero che la palla ha preso un giro un po' strano dopo il rimbalzo. Sì, Bodramisse, il fischietto greco, non ha avuto esitazioni, del resto anche lui ha la mano sulla fronte proprio per il sole, cercare di vedere appunto qualcosa in più, che il sole Granados, Magliarac, ancora Granados, lo cercano ovviamente i suoi compagni, una selva di braccia davanti a lui. Magliarac mette la palla nell'acqua, poi il suo tiro non è dei migliori, anche smorzato dalle braccia difensive della Croazia, di Fatovic in particolare. E palla consegnata dunque a Jokovic, attaccato da Famera. La Spagna che compie anche, come fa il Settebello, un po' questo pressing nella metà vasca difensiva. Infatti guardate, 10 secondi adesso avrà. Tantissimo l'azione, attenzione Fatovic, può andare al tiro, aspetta l'ultimo, aveva visto anche un movimento del suo compagno, servito ora però dalla mano cattiva, e quindi non può fare granché Ante Vukicevic. Forse era meglio la conclusione di Fatovic, sì, che era ben posizionato. Decisamente, intanto prima superiorità numerica sbagliata dalla Spagna in precedenza, quindi è a 3 su 4. Sempre Munarriz sul perimetro, con Taul al centro, Perrone sulla zona M della Croazia. Perrone in posizione centrale, Granados che si è decentrato, va al tiro murato da Vukicevic. Molto bene, giocatore del Marsiglia, uno dei tanti che va alla Mladost, che ha fatto la rivoluzione di mercato quest'anno. Ne ha comprati 10. Non male. È arrivata quarta in campionato, campionato vinto dallo Jadran, che adesso è squadra dominante nel campionato croato. Mladost si vuole rilanciare. Tanto la palla non è precisa per Jokovic, che però la tiene dentro, 7 secondi. Palla data dentro proprio per il compagno Buric. Intanto tempo scorre, però è finito. Quando arriva a Fatovic non è più giocabile. Ha provato con il doppio centro. Sembra un po' Ivica Tuzak telecomandare i propri giocatori. Ha chiamato Bura per entrare appunto sui due metri accanto a Luka Loncher. Però non ha buon fine e buon gioco la formazione croata. Intanto Munarriz ha preso posizione al centro in attesa che arrivasse De Toro, che ha cambiato a metà campo, poi il passaggio non è raggiungibile da Blai Magliarac.
Passaggio sempre teso, carico quello che arriva da Perrone, se non pezzo di gambe. Perrone che è sotto carico di lavoro, ma come un po' tutta la Spagna non è certamente così brillante come ce lo ricordiamo. Intanto è andato a marcare davanti molto bene Luca Lonchar. Contro tra titani, 37enne centroboa, ex Recco, ora Olympiacos, e l'ex giocatore anche del Recco, Felipe Perrone. Ormai 38enne Felipe. Tanto la palla dall'altra parte, Unai Aguirre come chiude bene, due mani basso, già aveva individuato il tiro di Fatovic. Bella entrata di Buric, posizione 4, a creare appunto la sovrapposizione, quindi il vantaggio per poter passare la sfera sull'auto di sinistra, dove il tiro al volo di Fatovic, la risposta di Unai Aguirre. Non c'è cambio con Lorrio, così come anche nelle fila della Croazia. C'è ancora in porta Marco Bijac, non ha da fare la conclusione di Granados. No, e c'è un possibile contropiede della Croazia. La palla arriva a Fatovic, ormai però era chiuso Bukic, che infatti si è allargato, calottina numero 6 sulla destra, resta in prima linea, è andato Luca Lonchar intanto un al centro. Un paio di cambi volanti, impediscono, sì. Kharkov, il mancino ex Brescia, scarica la palla in posizione centrale a Zuvela. Attenzione all'attacco di Perrone, che dà fastidio a un giocatore, attacca l'altro e gli ruba la palla da dietro. Vedi la qualità fantastica difensiva. Perrone è andato via, Zuvela è tornato in difesa, invece di andare a puntare la porta di Biaccia è venuto subito sulla posizione 2 e a rubare la sfera, a dare fastidio al braccio di Kharkov. Poi indica anche il passaggio al compagno Unai Aguirre, l'apertura. Arriva a rimorchio Biel che va al tiro, molto bello. Tiro che resta basso, non letto, non visto da Biac, e segna la Spagna che si riporta ancora più 2, 8-6 adesso. È un ABL, è un altro di quei giocatori che vengono fuori dal car. Intanto rivediamo la rubata di prima. Attacca uno, poi va a prendere anche l'altro. Anche se poi il braccio comunque è stato toccato dal suo diretto avversario. Invece questa è la conclusione di un ABL, dicevo, uno dei quelli, di quei tanti talenti usciti dal centro addestramento Recrutacion, che ha aggiunto anche Madrid oltre Barcellona tra le sedi appunto di questa splendida formula che sta dando grandi frutti alla Propria giovane, America. Ha 21 anni lui, l'altro è Aguirre che ne ha 22, e sicuramente lui sta mettendo in difficoltà Davide Martin nelle scelte. Non c'è Bustos qui a non c'è Alghero. Solo fisicamente, ma fa parte del gruppo olimpico. Per problemi personali non è venuto. Tanto bel pallone questo di Marinic, Gracic, pure il raddoppio di Cabanas, quindi la subita numerica per la Croazia che vuole tornare a meno uno. Con la Spagna che attacca subito, abbiamo visto come sta provando a dare pressione agli avanti della Croazia attaccandoli. Hanno trovato però le contromisure adesso i croati, anche se la palla è sporcata. Poi arriva Kharkov, la preparazione molto bravo, un passaggio in più, quello che vogliono gli allenatori, tante finte, si fa attaccare, poi ancora lo scarico per Biliaka che va a segnare il gol del 7-8. Sì, il passaggio in più, ma soprattutto il fraseggio è stato eccellente, e anche gli spostamenti dei giocatori croati che pian piano hanno trovato poi l'assist vincente. Con Kharkov che oramai quando si apre inizia a caricare almeno un raddoppio, talmente appunto, il numero di gol che ha realizzato quest'oggi, quindi cade un po' la difesa iberica. I primi tre della Croazia, tutti lui li ha fatti. 7-8, avviamo la fine del terzo tempo di gioco, quindi Spagna avanti di 1, Spagna con il pallone in mano, la rumba, poi si va da Granados sul perimetro. Ancora loro due restano, si è chiusa la difesa croata, però c'era lo spazio per Taul che riceve il pallone, poi si addormenta un po' con questa palla in mano, non riesce ad andare al tiro. Colombo non ravvisa nessuna interferenza su di lui, altrimenti poteva essere anche tiro di rigore. Palla conquistata dalla Croazia, pressing spagnolo che ne rallenta immediatamente l'azione. Palla per Kharkov, siamo a 10 ora di possesso. Jokovic, poi si va dall'altra parte, poi la palla per Kharkov, che ha un
ancora un po' di spazio, preferisce scaricare, due secondi, un secondo, deve andare al tiro, un passaggio in più, troppo però in questo caso perché il tempo non lo permetteva, e invece sì, c'è la deviazione, secondo Colombo. La sirena è sicuramente arrivata dopo la conclusione di Maro Jokovic. E quindi 20 secondi di possesso conquistati dalla Croazia proprio allo scadere il tiro di Maro Jokovic. È il primo tiro nella partita di Maro Jokovic. Karkov. Krajic. Ancora Karkov. Dialogano i due, intanto al centro si lotta per la posizione. E c'è Taul che sta marcando al centro. Verlich lo tiene a bada, però la palla resta in possesso della Croazia, un po' con le cattive lo tiene a bada effettivamente. Sì, direi che forse una espulsione c'è, potrebbe esserci per Taul, vediamo. Diciamo che i due non si risparmiano, no, i colpi, decisamente. Stiamo parlando di due giocatori sopra i 100 kg entrambi. Abbondantemente, sì. Verle c'era l'altro, non ha proprio un fisico di quelli che dici, guarda che sportivone, eh? Un po' di pancetta, sì, ce l'ha. Ce l'ha anche Taul, però direi è più compatto, no? Sì, sì, più compatto. Sì. Dall'altra parte, attenzione, Biel. Granados, uno scarico molto bello per Cabanas che la mette. Palombella morbidissima in buca d'angolo, quasi da biliardo questo tiro. Adesso lo rivedremo. Battuto Biac per la nona volta. La Spagna si riporta a più due. Cabanas. Si è preso un colpo Josep Verlich, che si ferma a metà campo e Liguini va a trovare un 6 contro 5 con Cabanas che si trova praticamente davanti a Marco Biac. Eccolo qua, lo supera perfettamente. Guarda il giro, guardate, è quello giusto. Sì. La palla si poggia sul palo, poi gira e va dentro con Biac battuto. Ancora più due per la Spagna, il cambio è proprio per Biel che riposa un poco. E allora i croati, è uscito anche Taul, quindi dentro Miguel De Toro, nuovo centro buono del Ferencvaros, ex Barceloneta, tanti cambi anche nel Barceloneta quest'anno in uscita. Conclusione da fuori provata da Vukicevic che si ferma sul palo, poi Tuzak dice qualcosa ai suoi, Vukicevic in particolare, probabilmente di gestire questa azione in un altro modo. Ancora Vukicevic che si fa attaccare, potrebbe alzare il tiro, sceglie giustamente il suo centro, qua la trattenuta c'era. Questa per me è espulsione. Sì, trattenuta sul braccio di Loncher, gli arbitri. È abbastanza evidente il braccio bloccato di Famera su Loncher. Gli arbitri lasciano giocare e la Spagna si aggiudica un altro parziale. Dopo quello del primo tempo per 4-3, anche quello del terzo tempo per 2-1. E nel secondo tempo parità 3-3. Risultato complessivo adesso, dice Spagna 9, Croazia 7. Con Tuzek che parla anche con Campagna. Sì, probabilmente di quest'ultima occasione, sì, nella quale la Croazia avrebbe forse meritato la sovranità numerica. Poi sai, in questi casi ecco, non vedo per qual motivo anche mancano 4 secondi. Io personalmente avrei dato l'espulsione, poi ecco, qualora poi la Croazia avesse preso la palla al centro può influire più di tanto, dice, avrebbe, esatto, sì, quindi però sai, se l'arbitro non vede l'espulsione, certo, non la deve fischiare, ovviamente, assolutamente. Qua noi forse, almeno apparentemente, la trattenuta c'era. Fatto sta che in questa bella partita gli spagnoli sono avanti per due gol, abbiamo detto che è un po' la remake, la rivincita dell'ultimo campionato europeo vinto dalla Spagna contro i croati, che per la seconda volta consecutiva arrivavano in finale all'europeo, avendo vinto quello del 2022. Ormai è diventata una sfida abbastanza classica della pallanuoto internazionale, quella tra queste due squadre. Intanto ecco i marcatori, vedete da una parte Famera per la Spagna, dall'altra Karkov per la Croazia con tre reti, anche le due di Munarriz per gli iberici.
e Buric anche, che è doppiettista. Super Rete Americhe ci dicono che la Croazia ne ha conquistate 7, ne ha segnate 3. La Spagna, per fare gli stessi gol, ha avuto bisogno solo di 4 superiorità numeriche, però. E questo significa anche che la Croazia probabilmente concede qualcosa in meno, anche come atteggiamento tattico. Pronti allo scatto? Ultimo scatto, ultimo tempo inizia di questa partita, che poi lascerà spazio al sette bello. Ci sarà un ampio tempo per il riscaldamento. 20 e 45, ve lo ricordo ancora una volta, l'appuntamento su Rai Sport. Spagna che vince il quarto scatto su 4. Perrone, poi si va su Munerriz, viene chiamato il fallo, subito fermato da Loncher. Poi c'è un fallo fischiato a 2 metri a Perrone, se non ho visto male, nel verticale da 4, quasi un fallo di sfondamento su Kharkov. Ha fischiato Colombo, che dunque assegna la palla. Qua rivediamo un'altra azione. Sì, sì, ma qua c'era stata, sì, un'inversione del possesso. Palla dall'altra parte con Bukic. Si ritorna indietro Krajic. Adesso la Spagna, dopo il pressing iniziale, si chiude a zona. Non vogliono permettere che la palla arrivi a Luka Loncher al centro. Allora concedono un tiro a Kharkov, che viene fermato dalla testa, forse anche di Vukicevic, suo compagno di squadra. Comunque Kharkov recupera il pallone e ci sono altri 20 secondi di extra possesso per i croati, che iniziano questo tempo dunque tutto all'attacco, cercando di ricucire il gap di 2 gol. Vukicevic, la preparazione, il passaggio è basso per Krajic, che non può andare al tiro. Allora lo scambio e poi stiamo per assistere a un autogol di testa clamoroso. Famera di nuca la manda sulla sua traversa. Andiamo a rivedere, questo è il tiro di Bukic. Sì. Parata, e poi parata, e testa, colpo di testa, e traversa clamorosa. Dall'altra parte però guarda chi è arrivato, De Toro, rigore, che guadagna il tiro di rigore. Guadagna il tiro di rigore Miguel De Toro, che non è certo un velocista, però questo per dire che la Spagna riparte sempre, tutta una squadra che andiamo a rivederlo, perché c'è la protesta garbata di Biac, che dice appunto che il giocatore si era anche leggermente spostato, sì, e c'era poi anche un compagno sulla linea del metro, ma comunque una chiara occasione da gol. Granados, corretto il rigore. Granados alla realizzazione del gol, che vale adesso il più 3, 7 Croazia, Spagna va a 10. Primo gol anche di Granados, questa Sardinia Cup. Si prende tutto il tempo per andare a tirare, forse anche rallentando un po', soprattutto l'inizio dopo il fischio del direttore di gara. Sangue freddo, mica male. Sì. Continua a guardare il portiere, poi la mette nell'angolo. Intanto viene gli spagnoli che parlano molto tra di loro, adesso si danno indicazione, c'è Perrone in marcatura su Buric, con Famera che è andato a prendere Loncher, che probabilmente si butterà dentro in secondo tempo. Maro Jokovic con il pallone esterno per Fatovic, che va al tiro. Aguirre, attento, Famera, attentissimo, palla recuperata, però c'è un fallo in ripartenza proprio di Famera, di Darumbe, sul tiro appunto di Fatovic. Fatovic con tutte e due le braccia alzate, Famera che gli è montato sopra, e quindi palla ancora per i croati. Kharkov devono recuperare 3 gol ai croati, il tempo c'è. Fatovic, Bukic, ancora Fatosi, bene la palla dentro a Loncher, questa è espulsione, va fuori Famera e la Croazia per l'ottava volta si schiera in uomo in più, con Kharkov attaccato da Biel. Allora ancora a Jokovic, due mancini sempre sulla destra a dare molta profondità, ecco la palla per Maro Jokovic. Loncher si aspettava il pallone, non è arrivato, allora Fatovic ancora
per Jokovic, dispensa assist ancora una volta, questa volta lo mette dentro Buric che in precedenza ne aveva, se ne era mangiato uno, qui da un colpo di gamba in più la schiaccia in basso e la Croazia si riporta a meno 2, 8-10. Abbiamo parlato di Rino Buric, della, delle sue qualità difensive come marcatore del centro, ma anche come palista, davvero migliorato tanto, come è riuscito bene ad uscire dai due metri, a andarsi a creare quello spazio e poi con la freddezza di tenere il pallone alto, mantenere le gambe e guardare il movimento del portiere per poi trovare il tiro in diagonale basso, meno 2, 5-15, ancora tanto tempo da giocare. Sì, sì, partita apertissima. Gli spagnoli cercheranno di chiuderla. Muniariz intanto tiene la palla fuori, intanto si 4-5 movimenti di Granados e poi la palla che arriva in uscita dal blocco per Cabanas, che però riceve, non può darla al centro perché Taul era marcato in maniera molto aggressiva da Buric, che poi fa le spese e va fuori per la seconda volta e la Spagna ritrova un uomo in più che mancava da tempo, il quinto schierato, la Rumbe, Neriz, Perrone, le finte, lo scarico, poi la conclusione, palo interno colpito da Cabanas, riapre per la Rumbe, Granados, poi sul palo, qui Biac si fa trovare pronto sulla deviazione da parte di Taul. Non hanno scalato bene nella parte finale i croati perché c'era oramai la parità numerica in acqua, qui hanno lasciato poi la conclusione più difficile dal giocatore sul palo, sì, che riceveva contromano, esatto, non ha spinta soprattutto anche nel tiro, invece ora si fa trovare in ritardo proprio Taul, che viene portato fino a 2 metri, non scalano le marcature e quindi finisce nel pozzetto. Non la superiorità numerica per i croati, che possono ridurre ancora il gap. Kratic va dentro con le finte, lo scarico, Fatovic, poi si va per Jokovic che alza la parabola per servire launcher, interviene la difesa iberica molto attenta qui nel finale con la palla che va dall'altra parte, gol. Jokovic tiene sempre vivo il pallone per Fatovic che dall'altra parte va a segnare al volo il gol del 9-10. Gran difesa però della Spagna, sì, che ha ertamente tirato su proprio un muro. Rivediamo di braccia, questa è la parte appunto finale dove la profondità che dicevi tu di Maro Jokovic con il suo pallone, il suo polso, come riesce a stare alto con il braccio, con le gambe e a chiudere proprio la palla accompagnandola con una frustata del polso per il compagno dalla parte opposta. Due gol della formazione croata. Sì, due superiorità consecutive. 9-10. Si porta a meno uno. Ovviamente in caso di parità si andrà ai tiri di rigore, il regolamento internazionale ormai è questo, lo sapete bene, non è più previsto, è contemplato il pareggio. Una squadra deve uscire vincitrice. Perrone aspetta, c'è ancora tempo, ancora la palla che ritorna al giocatore nato a Rio de Janeiro, alzo e tiro, sì, perché mancano 3 secondi, va al tiro con deviazione da parte di Launcher, va a togliere la palla dalla porta. Launcher che fa il centro boa, però Sandro Bovo quando ce lo aveva appunto nel recco, nel Brescia, chiedo scusa, sì, lo metteva anche lì, lo metteva anche lì, rido perché, come fece anche con Bodega, sì, rido perché era pronto al cambio, sì, e invece vai dentro, gli ha detto no, resti dentro, lui ha, secondo me non è stato molto no, contento, ecco, un pensierino l'ha buttato lì, ma porca miseria, devo continuare a giocare, era stanchissimo, infatti resta fuori. Kharkov dà una bellissima palla dentro con Famera che viene pescato in fallo grave su Buric. Buric molto attivo sia in fase difensiva ma anche in fase offensiva, ha dato una grande mano lì davanti, arriva la superiorità numerica numero 10, intanto è definitivo Famera, attenzione perché adesso si sono scaldati sull'uomo in più i croati. Kharkov dall'altra parte molto bene, si fa attaccare poi da una palla millimetrica per Fatovic, doppietta per lui e arriva il pareggio della Croazia, 3 uomini in più uno dietro l'altro, si portano al 60%. Esatto, quello stavo guardando, rispetto al 2 su 6
sprint, e poi dopo c'è stato sono stati quattro gol consecutivi nelle quattro occasioni che hanno avuto i croati, che hanno messo a posto un po' le cose, hanno preso un po' le contromisure in questa difesa al salto, all'attacco che sta operando Martin con la Spagna. Il secondo allungo di tre gol che c'è stato nella gara dopo il 3-0, il 10-7. Sì, tre gol di fila della Croazia, c'erano stati tre gol di fila della Spagna in apertura, poi ancora a cavallo alla fine del secondo tempo quando il punteggio era 5-4 per la Croazia, tre gol della Spagna per ritornare a più due. Adesso tre gol della Croazia, siamo in parità, che bella partita. Granados, lo scarico, Perrone, ancora Granados, Siro all'incrocio, si fa trovare su di gambe. Sono saliti anche di rendimento i giocatori nel corso della partita, carico di gambe, riceve in contromano, la mette all'incrocio, bellissimo gol. Vedi perché sono saliti? Perché avendo dei carichi di lavoro, più giochi, più riesci poi anche a trovare quella lucidità in contromano, bellissima questa conclusione, vedete, preso nello spostamento il portiere poi, croato Marko Bijan, quadrella, proprio sì, come se rimane alto di gambe, ben piantato con il braccio d'appoggio, quindi sempre in pressione. Gli ultimi due gol della Spagna sono di Granados, a cavallo proprio dei tre consecutivi della formazione di Tuzak. I croati che si erano portati in parità adesso sono ancora sotto di uno, 11-10 per la Spagna. Siamo entrati negli ultimi due minuti di gioco. Fatovic che è in posizione centrale, Vukicevic, le sue finte, sono molto chiusi gli spagnoli, la palla non può arrivare a Verlic, allora si va al tiro dalla lunga, Aguirre ci mette la mano, la conclusione è stata di Biliaka. Aguirre chiude bene su quel palo. Poche le conclusioni di Marinic Gracic, anche qui poteva andare a concludere, ha scaricato al compagno con un passaggio in più che ci sta. Forse anche lui non è nelle migliori condizioni. Esatto, proprio così. Vuole evitare figuracce, qualche tiro che se ne va un po' atto. Vukicevic, lui che prepara, Ante aspetta, la palla non può andare al centro, allora la dà Jokovic che commetterà al sicuro, invece mi contraddice immediatamente, mi smentisce Maro che serve una palla a La Rumbe, perde la palla la Croazia e recupera il pallone, superiorità numerica. Come è partito immediatamente Granados, che in questi minuti sta facendo la differenza, del resto è uno tra i giocatori più forti al mondo in circolazione, sicuramente lo mettiamo nella top 5. Sì, ma proprio mani basse anche quando gioca così abbastanza è tranquillo, partito come mettendosi davanti al giocatore croato Ante Vukicevic, che lo strappa e quindi subisce il fallo da espulsione Granados, il time out, il primo della gara che si concede David Martin, che non ha avuto tante espulsioni in questa gara, no. È appena questa la sesta. Davanti non sono riusciti a essere pericolosi, oppure vuol dire che la Croazia ha difeso molto bene a zona, alternando pressing e zona. 1-24 alla fine del match con la Spagna che in vantaggio di uno, si gioca quasi un match point in questa superiorità numerica. Con Magliarac, La Rumbe dialogano sempre loro due, poi Biel è andato a cercarsi la conclusione, l'hanno messo in quella posizione per andare al tiro, c'è lui e c'è Granados, uno da una parte uno dall'altra, ed è difficile per la difesa provare le contromosse. Spagna che si porta di nuovo a Guarda, più due, ha una conclusione dove parte il pallone sopra la testa del giocatore spagnolo, eccolo là, questa è la differenza, uguale al gol di precedenza che ha fatto proprio una IBL. Uno degli ultimi innesti. Sì, ha un tiro davvero di una grande precisione. Ed è di difficile lettura da parte del portiere. Veloce, lo piazza, poi non carica così tanto quel braccio. Ottimo giocatore, 21 anni, è la più giovane in acqua. Ultimo minuto di gioco e la Croazia deve fare due gol. Quindi uno subito e poi recuperare la palla. Ecco qua quello che dicevo prima. Palla che se ne va alta, la stanchezza, il grip che manca,
tira Fatovic, uno dei migliori giocatori della Croazia. E Granados che va in controfuga. Parte come un treno, giustamente apre la non lo servono. Attenzione a Valls. A Valls, il giovanissimo che va dentro, va di palomba e la mette però fuori. Altro che arriva dal Carvalho, sì, che quest'anno sì. È andato al Barcelloneta, la cioè prossima stagione al Barcelloneta. E time out Tuzak. Vedi, addirittura continuano a macinare controfughe i giocatori spagnoli anche a 30 secondi alla fine della partita. Ora avrà l'occasione la Croazia, non so se giocherà anche con il portiere avanti, lo chiede, sì, lo ha chiesto in questo momento Marco Bijec, il capitano. Beh, vale la pena provarlo, no? Siamo sì, un torneo amichevole, preolimpico. Il risultato vede la Spagna avanti, quasi sicura, diciamo. Questo doppio vantaggio dopo il bel gol di Biel, 12-10, sì. Allora, ricordiamoci che male male ci hanno fatto proprio così i croati, schierandosi 7 contro 6. Vediamo come difenderà. Infatti, guarda, inquadrano... se tre giocatori in prima linea o quattro in prima linea, vediamo. Nel 7 contro 6, sai, sono le due teorie di difesa, mettere ecco tre giocatori in prima linea oppure quattro, e metterne due esterni che ballano sui tre, no? Se non ce ne sette, gli sì. Attaccanti. Tanto ritmo e scherzano con Biace, gli 3-3. Spagnoli. Sì, 3-3 con la scelta, tanto Jokovic, Karkov, due mancini sempre, ancora Jokovic, Karkov. Attenzione, due metri. Jokovic dalla dentro e gol. Gli spagnoli si lamentano un po'. Ha segnato Buric. Ancora gol per lui. 11-12, 14 secondi. Rino Buric, che secondo me è rimasto qualche secondo in più. Forse noi non siamo in una posizione ottimale per poterlo giudicare. Il fischietto ellenico era ben posizionato sui due metri, tant'è che comunque la Croazia riesce. Ecco, rivediamo, rivediamo. Ecco, forse ecco, prima di ricevere prima questo pallone mi sembrava un po' all'interno. La palla era per fuori carità. Dai due metri, certo, quando va dentro lui era già dentro. Probabilmente la tua lettura è quella più corretta, Francesco. Perrone intanto porta a spasso il pallone, soprattutto il cronometro, e fa terminare la partita con la vittoria della Spagna sulla Croazia per 12-11. Una bella partita, ben giocata, divertente, ovviamente con i ritmi che sono compatibili con la condizione fisica attuale di queste squadre, che sono molto cariche. Però noi ci siamo divertiti, si è divertito il pubblico di Alghero, abbiamo assistito anche a una bella pallanuoto. Vediamo adesso di capire qualche dichiarazione, qualche intervista. Comunque direi partita vera, partita ben giocata da una parte e dall'altra, anche la Croazia che è rimasta comunque sempre viva. Pur stando sotto nel punteggio per un paio di volte con tre gol di margine, in fase di preparazione entrambe le squadre, quindi in buona salute per comunque test importanti in vista ovviamente dell'avvio dell'edizione dell'Olimpiadi. Allora, noi abbiamo visto una bella partita, una buona pallanuoto, compatibilmente ovviamente con la condizione fisica di adesso, giocatori molto carichi. Sì, penso che in questo momento dove siamo veramente duri, perché lavoriamo tanto, penso che è una partita bella. Se prendiamo condizioni quali siamo in questo momento, il risultato non importa, non ha nessun senso. Importante era sentire un po' campo, sentire tutto dopo tanto tempo che giochiamo una partita vera. E dico, domani è la nuova, dobbiamo fare queste tre partite per avere i risultati, diciamo, quello che ci serve ultimi 10 giorni che saremo da soli a Šibenik, poi ci arriva alla fine Stati Uniti per fare una buona analisi e niente di più.
Senti, la tua squadra è una delle favorite, no? Possiamo dire, per i risultati degli ultimi anni dicono che la Croazia è al top del mondo, insieme alla Spagna, insieme all'Italia, se vuoi, però voi siete molto costanti e avete un Djokovic in più. Guarda, noi siamo una squadra, io ho detto all'inizio ai miei giocatori, non voglio nessuna pressione perché non abbiamo bisogno. Noi siamo la squadra che ha i suoi chance, ha le sue possibilità, certo. Questo sicuramente. Come l'Italia, come la Spagna, come direi tutte altre. Questo che è importante è che siamo imparati a vincere le partite. Questo è, abbiamo, penso, una mentalità vincente. Dove andiamo, dove finiremo a Parigi, chi lo sa, ma abbiamo le sue possibilità. Questo è basta per avere i sogni, ecco, diciamo così. Perfetto, ti ringrazio, Vizza, grazie. 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 Passiamo a Davide Martin. Vieni David, vieni, grazie. Vieni, abbiamo la telecamera di là. Ok, vieni. Perfetto. Aspetto con la mia italiana. Allora, sì, ma va benissimo, tuo italiano, va benissimo. Intanto complimenti, abbiamo visto, lo dicevo anche a Ivica, lo dicevamo con Francesco, una bella partita di pallanuoto compatibilmente con le condizioni fisiche. Sì, è vero, non è facile giocare questo tipo di partita, però è una partita bella con molta situazione da offensiva. È vero che la fase difensiva allora con la mia preparazione va migliorando, ma sono contento. Abbiamo visto la tua squadra migliorare nel corso della partita, avete accelerato anche forse un pochino, qualche contropiede in più, forse i giocatori più giocano e più si metabolizzano la fatica. Sì, penso che la condizione fisica allora e mentre va giocando va a sentire migliore, all'inizio è più difficoltosa, veniamo dagli Stati Uniti a giocare dei giorni con la selezione americana e penso che il ritmo è buono, ma sono contento perché il giocatore ha mantenuto l'intensità durante tutta la partita. Senti, le Olimpiadi ormai sono molto vicine, voi siete una delle squadre favorite insieme alla Croazia, all'Italia, alla Grecia, insomma ce ne sono tante di favorite. Secondo te che cosa riuscirà a fare la differenza a Parigi? Bueno, penso che la situazione della seconda settimana, come arriviamo tutti al giocatore, perché è una stagione molto stanca, molta competizione, penso che il livello di stress sarà più alto e penso che la squadra che arrivi migliore può essere la che guadagna l'Olimpiada, per una, il livello è molto ugualato, Italia, Croazia, Ungheria, Spagna, Serbia, e penso che sarà una bella Olimpiada. Voi giocate molto bene a pallanuoto, la vostra pallanuoto è molto godibile, è, diciamo, mediterranea, un po' come l'Italia. Ti piace anche a te questo tipo di gioco? Ti piace anche l'Italia come gioca? Noi giochiamo per questo stile di gioco perché non possiamo giocare con lo balcanico, l'ungarese è un gioco di triple forza. Sta chiaro che Italia noi abbiamo un stile similare, Italia è una squadra bellissima, tengo molto rispetto per la squadra, per Sandro, e sta chiaro che Italia e Spagna sempre siamo una squadra similare. L'ultima cosa ti chiedo, il CAR quanto è importante per voi in Spagna? Noi vediamo che arrivano tanti giocatori giovani già pronti per gli alti livelli, lavorate molto bene. Il CAR è importante perché il nostro lavoro va focato dal 14 anni, noi iniziamo a lavorare con il nostro stile di gioco, la nostra intensità, e è certo che tutto il giocatore che arriva alla nazionale è dopo stare 4 anni al CAR. Ora si è visto al mondiale Under-10 che la squadra ha giocato molto bene, penso che stiamo creando un stile proprio e per noi è più importante. Ti faccio un'ultima domanda che è un gioco, uno scherzo, tanto Sandro non ci ascolta. Se potessi togliere un giocatore all'Italia, quale giocatore toglieresti per le Olimpiadi? Beh, per me Francesco Di Fulvio è un fuoriclasse, un giocatore che sempre sta alle partite importanti, se pudiera scogliere pues, seria Francesco. Grazie, non glielo diciamo, non ti preoccupare. Ciao David, grazie. Grazie mille, ci vediamo domani. Abbiamo sentito anche David. Francesco, hai sentito anche, è un bel clima questo, è un clima di sportività, un clima in cui ci si può divertire, ci può anche scherzare, come hai sentito, però negli sguardi vediamo qualcosa di molto profondo. Ma direi proprio di sì, perché sono partite vere, partite nelle quali le due formazioni si affrontano davvero, direi proprio anche con un po' di fisicità, non colpi, però ecco,
Partite che servono molto per migliorare la condizione e per testare poi anche un po' il livello del gioco, quindi per questo è un gran torneo la Sardinia Cup, e oramai sta prendendo, ecco, sempre più un peso specifico notevole ogni anno che passa, ecco. Francesco, tra tre quarti d'ora c'è l'Italia, c'è il 7 bello contro la Grecia, una bellissima partita. Che partita ti aspetti? Ma mi aspetto una partita all'inizio chiusa come sempre. Un giocatore pericoloso, grosso e alto. Kumpakis. Sì, la Grecia è una squadra, direi che è compatta ed è forte in tutti i reparti, quindi è anche il portiere oramai già dalle Olimpiadi, dal 2021, dove, non lo dimentichiamo, il vice campione olimpico in carica, ha colmato anche questo gap, quello che forse, ecco, agli Stati Uniti, no? Come punto debole. Quindi è un bel test per il settebello di Sandro Campagna, che ha ancora tanti giocatori e tanti dubbi da dissipare. Non lo dimentichiamo che il giorno 8 tutti gli allenatori dovranno dare i 13 e la scelta più avanti più si farà difficile. Bene, allora noi ci fermiamo qua, adesso ti ringrazio, l'appuntamento alle 20.45 Rai Sport per seguire Italia-Grecia. Grazie Francesco e grazie a tutti per l'attenzione. Ciao.